Questo libro che ha il titolo Gli italiani di tutto, la zona B del territorio unico di Trieste e le migrazioni comuniste in Jugoslavia 47-54. L'autore Enrico Minetto, e prima io faccio due saluti per farvi capire l'organizzazione della serata. Mi sentite adesso meglio? Così va meglio? Allora, dicevo, porto i saluti del presidente della regione Piemonte, che non potrà venire questa sera, ma domani dovrebbe essere presente all'altra iniziativa. Questa iniziativa parte dal Consiglio regionale piemontese, dall'Ufficio scolastico regionale e dal Comitato Cittadinanza e Costituzione, che è un organismo che lavora all'interno della regione Piemonte. Hanno costruito questo incontro, oltre all'Istoreto, che io rappresento, l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la Fondazione Verona Centini, l'ANPI Torinese, l'Istituto Storico Gaetano Salvemini e Polo del Novecento. Polo del Novecento raccoglie tutta questa area di cultura di questa città. Non mi dilungo per non portare via del tempo e do subito la parola a Matteo, che presenterà un breve filmato e farà un saluto del Polo del Novecento. Prego. Buonasera a tutti, benvenuti. Grazie a Claudio e grazie a tutti voi per questa presenza numerosa in questa giornata. Come Polo del Novecento abbiamo costruito un piccolo programma di cui questa iniziativa fa parte e, come diceva Claudio Della Valle, il programma dedicato al giorno del ricordo ha ricevuto il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte, oltre che l'impegno degli enti partner del Polo che Claudio ha già citato. Quello che il Polo ha voluto aggiungere come contributo, sempre però a partire da quelle che sono le fonti per lo studio della storia e attraverso le quali anche questo libro è stato realizzato, nel senso che attraverso le fonti si traduce e si concretizza il mestiere dello storico che è poi la base per l'interpretazione dei fatti di tutti i giorni. Quello che abbiamo voluto fare è di rendere ancora più vicino il contatto con le fonti presenti in questo istituto attraverso la realizzazione di un percorso che potrete vedere anche a casa, ma che presentiamo qui. Il Polo del Novecento ha come funzione quella di integrare i patrimoni degli enti, i patrimoni archivistici, i libri, le foto, le carte d'archivio che testimoniano in qualche modo la memoria e non solo la memoria, ma i fatti del Novecento, tra cui quelli di cui oggi vi parla questo libro. Come lo fa? Attraverso una piattaforma che si chiama Novecento, che adesso vi faccio vedere, che aggrega appunto tutte le descrizioni archivistiche, le immagini digitali, le foto, i manifesti, i documenti legati alla storia del Novecento. In questo portale, che potete raggiungere attraverso l'archivio, il sito del Polo o attraverso o semplicemente digitando archivi.polodelnovecento.it, c'è una sezione in particolare che abbiamo chiamato Storie e Percorsi. Storie e Percorsi vuole, attraverso le fonti che sono dentro questo sito, questo portale, costruire dei piccoli percorsi narrativi per rendere più fruibile i documenti di archivio, ma anche per rendere più vicine a un pubblico sempre più numeroso e diversificato la storia del Novecento. Noi dici che abbiamo vissuto da sempre, i nostri hanno vissuto da sempre lì, quindi non si può dire con la prima guerra mondiale oppure diciamo con la seconda guerra mondiale, il fascismo, noi siamo andati, mi sembra di capire nella mia ignoranza che noi siamo andati lì col fascismo, col Regno d'Italia.
Ecco, questo qui non viene mai specificato bene, noi ci eravamo già lì, ma ricordatevi che noi siamo stati 700 anni sotto Venezia, quindi eravamo veneziani come voi eravate piemontesi, chi è nato in Piemonte, in Lombardi e via dicendo. Quindi queste cose non rendono giustizia a noi, non rendono giustizia a noi esuli. Io, qui si parla poi della migrazione, si parla di questo libro che io non ho letto, lo leggerò, si parla della migrazione in Jugoslavia. Allora vorrei chiedere, quei compagni comunisti che sono andati lì per impiazzare Monfalconesi e via dicendo, per impiazzare nei cantieri, diciamo, quelli che sono andati via, come mai poi sono dovuti scappare nel 48 quando Tito si è staccato dal Comintern? Voglio fare una domanda, come mai sono scappati via? Chi non ha avuto la fortuna di scappare via finiti in Goliotok o in Foibato? Allora vuol dire che questo non era socialismo realizzato, il bel sole dell'avvenire. C'era qualche problemino, c'era qualche problema. Ecco, allora parliamo anche di queste cose. Parliamo che c'è un problema. Quando oggi si dice che la destra ha fatto il giorno del ricordo, ecco, io dico no, cari signori, perché io ho una lettera qui, l'ho letta oggi in Sala Rossa anche, che nel 2003 sottoscritto Antonio Vata, presidente dell'associazione, ha scritto al senatore Pera. Gli ho detto, io sono uno dei 350.000 istriani fiumani dalmati provenienti da Zara, e le chiedo di portare avanti una legge per istituire il giorno del ricordo, 10 febbraio. Ecco. Mi è stato risposto, c'ho la lettera qui, quindi non sono storie, che il mio documento è stato consegnato alla commissione e che ci sono 4-5 proposte che verranno verificate dalla commissione per fare poi questa legge. Quindi voglio dire ai signori della destra che oggi gridano, in Senato l'altro giorno c'è stato anche un litigio con una giornalista Bella Spiga, di quello che ha quella voce grossa, non voglio fare nomi e cognomi, abbiamo fatto noi questa legge. Ecco, no, questa legge è stata fatta da tutti, dalle associazioni e dal Parlamento che rappresentano tutti voi e tutti noi. Il Parlamento ha fatto questa legge. Solamente 15 si sono opposti a questa legge. E voglio dire, l'estrema sinistra, senza fare nomi e cognomi, non hanno votato questa legge, ma a stragrande maggioranza il Parlamento ha approvato questa legge. Quindi nessuno si può prendere questa paternità di questa legge. Abbiamo collaborato come associazione, il Parlamento l'ha fatta. E quindi sentirsi dire oggi una presunta italianità di noi che eravamo là, ma noi di cultura eravamo veneziana, quindi eravamo italiana, diciamo cultura italiana. Italiani siamo diventati con il Regno d'Italia, quindi dopo la Prima Guerra Mondiale. Nessuno, noi non siamo quelli che devono dire che lì c'è stata sempre l'Italia, perché non c'era, c'era Venezia, ci sono stati gli austriaci. Allora voglio dire che le prime chiusure delle scuole italiane sono state fatte sotto l'Austria, perché l'Austria aveva tutto l'interesse di favorire gli slavi, perché voleva mettere contro gli abitanti, diciamo, italiani, di cultura italiana, contro gli islami, ci voleva mettere uno contro l'altro e ci sono riusciti. Quindi non voglio entrare, diciamo, in un dibattito di negare questo, ma non vorrei che nemmeno si neghi che noi c'eravamo già lì. Voglio che sia chiaro e pulito, che sia un messaggio che tutti devono. Noi c'eravamo già lì, mio nonno era già lì, il nonno di mio nonno era già lì da anni. Io, mia madre era di etnia slava, quindi tra di noi
noi si parlava croato fuori, si parlava in casa, si parlava dappertutto sulle strade, mai nessuno ci ha detto. Io avevo 10 anni, parlavo bene il croato, andavo perché era una lingua materna mia, andavo a scuola italiana, ma mai nessuno che io mi ricordo mi ha detto che non posso parlare il croato, si parlava. Quindi questi documenti che c'erano a Dignano, scritti, erano lì, ma non erano mai rispettati al 100%, mai nessuno è venuto a casa, nessuno potete parlare l'italiano. Questo lo storico si va a documentare, prende i documenti, trascrive i documenti. Allora la gente poi ci crede perché legge i documenti e dice sì, questa è la verità. Però chi ha vissuto là dice le cose al contrario, e non è vero. Noi abbiamo vissuto per secoli, io ho vissuto 10 anni solo là, ma non c'è mai stato odio tra noi e la popolazione slava che c'era nelle campagne e anche in città che venivano tutti i giorni a vendere le derrate. Non c'è mai stato niente, non mi ricordo. Non ci sono problemi. È logico che poi il fascismo ha portato questo odio, questo nazionalismo, e lì si sono create, diciamo, delle cose. Io lo raccontavo quando vedevo della gente passare davanti a casa mia con i pantaloni in mano perché l'olio di ricino che avevano bevuto, e ogni tanto si fermavano, dicendo. Quando ero ragazzo non ci pensavo e non sapevo cosa era successo. Poi dopo, diciamo, crescendo ho capito cosa succedeva. Ecco, queste cose non hanno fatto bene alla nostra popolazione che eravamo là. Ha creato, diciamo, questo astio verso di noi. E non voglio più aggiungere niente, penso di aver detto tutto quello che pensavo nel momento vedendo, diciamo, questa intervista. Innanzitutto buonasera, grazie per questo invito da parte dell'Istituto, grazie al Presidente dell'Associazione degli Esuli Istriano Dalmati Fiumani e grazie in particolare a Enrico, che è un amico anche di ricerche su queste tematiche di spostamenti di popolazione, profughi, e tutti voi sapete come sia uno storico attento, e questo lavoro dimostra un passaggio importante su un'area geopolitica e anche da un punto di vista cronologico che non era stata indagata a fondo. E questo volume lo fa in maniera molto intelligente, usando sia documenti di prima mano, ma anche incrociando testimonianze e biografie di alcuni protagonisti. È importante per tanti motivi, dicevo, sia perché il volume non si limita a darci un quadro locale o localistico, cosa che assolutamente, ma dentro c'è appunto un quadro geopolitico. E quando noi ci occupiamo di questi temi, in particolare gli storici devono stare attenti a inserire dentro contesti in particolare più ampi, in particolare quando finisce un conflitto, ci sono ridefinizioni di confini, ci sono, come è accaduto dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci sono altri stati e altre nazioni e altre logiche che decidono purtroppo anche il destino di quei territori. Quindi il territorio libero di Trieste, questo è il focus del libro, dal 1947 al 1954, e quindi la particolare, l'analisi già è stato accennato, è su questa zona B. Mi spiace, non abbiamo la cartina, ma molti di voi forse ormai sanno di cosa stiamo parlando, quella amministrata dagli jugoslavi dopo il trattato di pace del 10 febbraio del 1944. E come analizza questo territorio Miletto? Innanzitutto facendo capire quelle che erano le strutture amministrative, quali erano appunto le desiderata anche dei due governi, anche se ripeto, quello italiano con una certa debolezza, ma poi magari glielo chiederemo di darci alcune informazioni in più. E quello che avviene anche prima con i cosiddetti
potere popolare che poi diventa l'amministrazione jugoslava, e dall'altra parte la popolazione italiana che era lì e come l'ha vissuta, e in particolare l'esodo e come questa migrazione avviene, questo esodo, diciamo, all'interno di questo contesto. E voglio subito andare su un punto che a me sembra fondamentale, e se Enrico è d'accordo cercheremo di confrontarci con alcuni punti secondo me importanti, e lo dico anche perché appunto abbiamo bisogno di quadri più ampi per renderci conto di questo tema che è molto complesso, lo capite già da come sto cercando di inquadrarlo. Voglio andare subito su un punto che poi fa discutere, fa discutere rispetto all'uso pubblico della storia che noi abbiamo avuto di questa vicenda, e anche quella che lui giustamente, vi invito a leggere la prima parte di tutto il libro, ma veramente io lo dicevo e facevo i complimenti perché la prima parte è un compendio di storia contemporanea che in tutte le scuole dovrebbe essere diffuso, sia per il modo mirabile e comunicativo in cui è stato scritto, ma anche perché pone la questione fin dall'inizio, citando queste bellissime e diciamo anche drammatiche strofe di Sergio Endrigo, visto che siamo reduci dal periodo sardinese, in queste strofe, in una sua canzone del 1969, se non vado errato, e dice lui è uno di quei 28.000 polesani costretti poi ad abbandonare Pola, lui aveva 14 anni quando abbandona quella città. Da quella volta non l'ho rivista più. Cosa sarà della mia città? Ho visto il mondo e mi domando se sarei lo stesso se fossi ancora là. Ed è chiaro che, giustamente aggiunge Miletto, chi ha vissuto quelle tragedie ed è stato costretto ad essere sradicato, è come Claudio Magris ci dice, sono delle cicatrici che difficilmente si possono rimarginare. Quindi noi storici potremmo fare tutte le nostre più belle ricerche, eccetera, ma il vissuto personale lo comprendiamo bene ed è difficile per noi tante volte anche utilizzare, non solo trascrivere i documenti, ma studiarli e cercare di dare un'interpretazione. Capiamo bene che nel vissuto personale è difficile, e questo lo storico naturalmente dovrebbe farlo. Quindi vi invito a leggere questo libro, in particolare la prima parte, perché si apre in maniera, secondo me, folgorante e molto esaustiva, proprio per inquadrare tutto il tema e con alcune analisi importanti. Però vi dicevo, volevo partire da un punto che a mio avviso che già fa discutere. L'esodo, anche da quest'area, fu un progetto programmato, perché alla fine torniamo anche qui ad utilizzare alcune parole, ma analizzare anche quello che è successo già prima, che come dicevo qui l'esodo della zona B, parliamo di un periodo successivo, già come sapete, no, con la firma del trattato di pace del 10 febbraio del 47, è già iniziata prima alcune città importanti, no? Abbiamo parlato dei polesani, ma anche della città di Fiume, di altre aree, di Zara, che già inizia ad esodare durante la guerra, e quindi capite bene che è molto complesso. Mentre questa zona B, il grosso, arriva dopo la firma del memorandum di pace del 1954, che ci dà l'occasione anche di riflettere di coloro che sono ancora lì e sono, come giustamente sottolinea Miletto, dei testimoni privilegiati di come la Jugoslavia che esce dalla guerra si sta organizzando e come tratta la presenza italiana su quel territorio. Ecco, io partirei, scusami, la metto subito, come dire, carne al fuoco, se quell'esodo è un esodo che possiamo dire programmato. Allora, intanto buonasera, prima di rispondere ci tengo veramente a fare due ringraziamenti. Il primo e naturalmente all'Istituto di Soreto, perché negli anni abbiamo diviso un lungo percorso di ricerca. Io credo che questo libro qui sia, per quanto mi riguarda, un capitolo importante del mio percorso, e quindi credo sia giusto condividerlo con coloro che l'hanno sempre appoggiato.
E poi ringrazio anche naturalmente l'Istituto Salvemini che ha accettato insomma di pubblicare il volume, accettato molto volentieri insomma di buon grado di pubblicare il volume nella sua collana. Allora, l'esodo fu un percorso programmato. Diciamo che intanto occorre fare una premessa, secondo me, puoi rispondere. E cioè che la zona B del territorio libero di Trieste si trova in una situazione particolare. Perché questo? Perché formalmente è solo amministrata dalla Jugoslavia. Quindi, come dire, non è passata ancora ufficialmente sotto la Jugoslavia, lo farà appunto poi con il memorandum di Londra. E quindi qui c'è già un problema su cui riflettere, un elemento su cui riflettere, e cioè che appunto le carte, poi vi dirò come, rendono secondo me abbastanza evidente. E cioè abbiamo questo continuo tentativo di inserire, nonostante un'amministrazione, ripeto, solo formale, questo territorio all'interno del sistema statuale jugoslavo. Cioè noi vediamo come ci sia proprio la volontà, il tentativo, a volte legislativo anche riuscito, di inserire questo territorio all'interno del sistema statuale della nuova Jugoslavia. E come lo si fa questo? Lo si fa con le leggi, i decreti amministrativi. E quindi qui rispondo alla tua domanda. L'esodo fu programmato? Anche in questo caso no. Cioè formalmente no, nel senso che noi non abbiamo, così come è successo nel 1947, insomma nella prima ondata dell'esodo, in Istria soprattutto un decreto legislativo appunto che dirà agli italiani di andare via. Però qui si nota veramente come attraverso tutta una serie di passaggi ci sia quasi a dire una sorta di percorso mirato teso a far allontanare, cioè diciamo, ecco, io ho utilizzato queste parole, insomma, a preparare la strada. E qui la differenza qual è? Che è 2 a 10 anni. Nel senso che noi qui abbiamo veramente una serie di passaggi a 360 gradi sotto vari livelli. Cioè noi iniziamo con l'allontanamento dei funzionari di origine italiana dagli apparati amministrativi di ogni ordine e grado. Abbiamo poi, ecco, soprattutto il comparto economico, che a mio modo di vedere è molto importante, perché abbiamo, insomma, nella zona B c'erano 2 grandi industrie, conservatorifici, l'Ampelea e la Rigon. Ebbene, noi vediamo come nel tempo queste industrie riducano il loro raggio di azione, vengono, come dire, macchinari, vengono paesi portati altrove, quindi c'è l'apparato economico molto importante. E poi abbiamo anche in questo senso lo spazio pubblico, nel senso che c'è un passaggio di cambiamento dei cognomi, cioè praticamente, adesso è un po' complicato spiegare, però venivano riugoslavizzati i cognomi che prima erano stati italianizzati. Però c'è un problema, nel senso che tra quelli jugoslavizzati abbiamo Rolli, Furlani, Crevatini, che come dire non erano proprio... E poi abbiamo appunto lo spazio pubblico, i monumenti, le epigrafi, il cambio della toponomastica. Quindi secondo me noi abbiamo veramente un tentativo di preparare il terreno e spingere alle partenze. Dicevo il lato economico, se mi consenti, che ha dei protagonisti principali, credo, dell'esodo, sono quasi certo di poter affermare, tra i protagonisti principali dell'esodo della zona B abbiamo i contadini, che invece erano quasi assenti, o comunque una percentuale molto minore rispetto all'esodo precedente. E questo perché? Perché abbiamo anche qui una serie di provvedimenti come la cooperativizzazione, la collettivizzazione dell'agricoltura, che comporta, come dire, l'ingresso di un mondo nuovo e quindi facendo perdere tutta una serie di elementi che prima erano, insomma, che prima erano dati per assodati. E quindi credo di poter dire sì, insomma, cioè che non è stato programmato, ma come dire è stato abbastanza spinto. Tu tracci bene alcuni passaggi, ma vorrei che puntualizzassi meglio e ci raccontassi meglio, ecco, anche come avviene questa forma di rinazionalizzazione o snazionalizzazione per quanto riguarda l'amministrazione jugoslava e della comunità italiana. Sì. Allora, la lingua è sicuramente un punto, direi, fondante, cruciale, fondamentale. Intanto, ecco,
io ho cercato di analizzare a 360 gradi, non la realtà della Jugoslavia. E c'è da dire che, ad esempio, l'amministrazione jugoslava prevede per gli italiani una particolare politica, che è quella della fratellanza italo-slava. Molto semplicemente prevede una politica che richiede agli italiani di stare nei margini tracciati dal regime. E quali sono questi margini? Intanto quelli linguistici, cioè, come dire, dare dimostrazione di parlare, comprendere il serbo croato e lasciare da parte, non abbandonare, ma perlomeno lasciare da parte, dicono abbandonare perché poi ci ritorno, la lingua, la cultura e le tradizioni italiane. Poi naturalmente la fratellanza italo-jugoslava prevedeva un'assoluta e convinta adesione a quelle che erano le politiche del regime. Quindi tendenzialmente c'era un approccio verso la comunità italiana del tipo appunto che chi come dire, accettava di restare nei margini era in un certo senso accettato e riconosciuto. Ho parlato della lingua, Costantino giustamente ha sottolineato un aspetto molto importante che è quello della cultura. La cultura italiana viene in un certo senso mantenuta all'interno di speciali, di apposite strutture che sono proprio i circoli di cultura italiana. Nascono i primi a Fiume, già intorno, insomma, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ci sarà poi tutta un'editoria, soprattutto nella città di Fiume, legata alla popolazione italiana. Ad esempio La Voce del Popolo era il principale quotidiano cittadino. Però anche qui questi circoli si rivelano fondamentalmente, almeno questa è l'interpretazione che io credo di poter dare, delle cinghie di trasmissione di quelle che erano le volontà, come dire, i desiderata dell'amministrazione e del potere popolare. E quindi, come dire, cercano di accogliere al loro interno la maggior parte della popolazione italiana, che però a sua volta è estranea a tutto questo, contesto. E quindi anche sul piano numerico noi abbiamo una scarsa partecipazione della comunità italiana alle varie attività dei circoli. Ci sono delle carte, secondo me molto esaustive, che io ho trovato nell'archivio di Capodistria, in cui appunto nelle varie corrispondenze tra il comitato circondariale di Capodistria e i vari circoli della cultura italiana della zona, e c'è un lamentarsi proprio, ma come dire, gli italiani non partecipano proprio per questo motivo, cioè perché a mio modo di vedere si trattava semplicemente di una cinghia di trasmissione che la popolazione non era pronta a recepire o non voleva recepire. Poi la scuola è un altro aspetto secondo me cruciale di tutto questo percorso. Perché anch'io, senza, come dire, senza voler fare un gioco di specchi, però ci sono abbastanza analogie tra le due, insomma, tra la scuola, l'amministrazione jugoslava e quella fascista prima. Perché abbiamo fondamentalmente una nazionalizzazione della scuola. Le scuole italiane diminuiscono moltissimo, arrivano appunto a essere, erano 70, no? Nel 1946 e diventano 18 nel 1956, quindi abbiamo una riduzione progressiva e costante. Però indipendentemente dal lato numerico, naturalmente con la diminuzione delle scuole diminuiscono gli allievi, ma questo è frutto anche dell'esodo, insomma, dello svuotamento del territorio. Credo che sia interessante soffermarsi sui programmi che cambiano radicalmente, a parte sulla struttura delle scuole che vengono appunto, passano da una scuola elementare alla scuola ottennale, quindi c'è proprio anche qui, vedete, il sistema jugoslavo che viene introdotto, pur non potendo essere, come dire, formalmente introdotto. E poi ci sono due decreti, cioè soprattutto un decreto che è quello Peruško del Ministro della Pubblica Istruzione, che fondamentalmente obbliga gli allievi che non avessero il cognome giudizio delle autorità jugoslave di classica forma italiana a cambiare scuola immediatamente durante l'anno. E poi c'è il lato ideologico, secondo me, della scuola, che di fatto cosa doveva essere? Doveva essere la fucina, no? delle nuove generazioni, e quindi doveva essere proprio
come dire, doveva seguire proprio i dettami del regime. Ed è interessante capire e vedere come diventi anche strumento di propaganda. Io ho avuto la fortuna di trovare all'archivio degli affari, del Ministero degli Affari Esteri, tutta una serie di relazioni di insegnanti che appunto si rivolgono al governo italiano tracciando una cronaca di quelle che erano appunto le varie fasi, ad esempio nel 53, quando c'è questa grande tensione tra Italia e Jugoslavia, la scuola viene utilizzata proprio in questo senso. E quindi capite bene che è una comunità che, come tu dici, viene soffocata. Usi questo termine che mi sembra molto appropriato, no? Rispetto a come viveva prima, come si trova a vivere, però lo accennavo all'inizio, noi non capiremmo questa storia del territorio libero di Trieste, in particolare della zona B, senza tener conto del contesto internazionale, che pesa molto. Pesa perché, ricordiamoci, l'Italia è un paese sconfitto, la Jugoslavia anche rispetto a come può porsi anche nel trattato di pace ha delle carte in più, per vari motivi naturalmente che conoscete, come no, la resistenza jugoslava si fa valere, anche l'appoggio sovietico naturalmente entra in gioco, e qui entrano in gioco però anche gli alleati che hanno delle loro mire. Già si sa bene qual è, no? Siamo già in particolare, se pensiamo a quando si arriverà al trattato di pace, ma già nell'immediato fine della guerra, qualche settimana dopo, è lì, capite bene, va a posizionarsi quello che è un confine tra due blocchi, tra due aree geopolitiche di influenza di due mondi, che rimarrà tale poi fino almeno al 48, ma con varie sfaccettature, forse anche oltre. E quindi anche qua il fatto di arrivare a questo compromesso, no? Territorio libero di Trieste, che e quindi dare questa impressione di un territorio quasi che fosse lì sospeso, perché si ha l'idea, ecco, tu giustamente lo ricordi, come anche io parlando con alcuni esuli mi dicevano, pensavamo di poter rimanere, ancora non avevamo nulla deciso, la speranza era di rimanere ancora, forse gli alleati sarebbero intervenuti, il governo italiano magari non ci avrebbe abbandonato, quindi le speranze sono ancora intatte. E non sapendo anche, no, gli altri giochi che ci sono dietro, giochi in termini appunto geopolitici, in particolare il territorio libero di Trieste, e qui il grande porto di una città che era il grande porto di un impero, una stromberia, fa gola a tutti quelli che contendono quell'area, e fa gola anche naturalmente agli alleati, agli americani di Venis, no? Avere un porto neutrale sul quale condizionare dal punto di vista geopolitico. Ecco, e tu ricostruisci secondo me molto bene questa analisi, ma vorrei che ci dicessi qualcosa in più di come si tracciano questi confini e come quel territorio viene deciso all'interno poi di quello che sarà la firma del trattato, ma anche quella che si arriverà, ecco, in sintesi al 53, con che non è il tema di una lezione di, capite bene, di geostoria, di geopolitica, ma quando nel 53 quelle tensioni che tu dicevi con la famosa dichiarazione bipartitica che ricrea delle tensioni, perché fondamentalmente gli americani e gli inglesi questa dichiarazione dicono di voler ritirare le truppe da quel territorio e si crea una tensione, quasi si arriva, no? Spostando le truppe, via dicendo, non dico quasi, ma l'idea che si può arrivare ad un conflitto armato nel 53. Sì, quello è probabilmente, anzi senza probabilmente, è sicuramente il periodo di massima tensione tra i due paesi, che appunto sfocia da una parte nella preoccupazione viva del governo italiano e dall'altra appunto in dichiarazioni roboanti, li definisce la stampa, credo, di Tito, pronto a a partire per andare a prendere Trieste. Trieste sì, è un luogo, come dire, un passaggio, un porto cruciale, un luogo fondamentale che
inizia già dalla fine della guerra, insomma la cosiddetta corsa per Trieste, appunto non a caso avviene per questo motivo. Io ho cercato di ricostruire quelli che sono i passaggi fondamentali dei vari step, potremmo dire, che portano appunto alla creazione del territorio libero, che in realtà inizia molto prima, cioè inizia nel 1945 a Belgrado, con l'accordo di Belgrado, dove viene per la prima volta diviso il territorio tra zona A e zona B. Ho poi dedicato, credo questo è un passaggio secondo me significativo, come dire, non perché sia nel mio libro, ma perché è proprio significativo a livello generale, la visita che fece la commissione interalleata proprio per valutare che tipo, la commissione interalleata era una commissione appositamente creata proprio per cercare di dividere nel miglior modo possibile i confini. Tra l'altro c'è un bellissimo film di Luigi Zampa che si chiama Cuori senza frontiere, che fa proprio vedere come ci siano questi ufficiali che arrivano nei vari paesi e tracciano delle linee per vedere appunto quali fossero i confini giusti sulla base appunto di tutta una serie di appartenenze. E qui è interessante capire e vedere come parlano i documenti. I documenti appunto, io ho cercato sempre di utilizzare questa, laddove possibile, questo sguardo comparativo, cioè far vedere la parte italiana e la parte jugoslava. Questo credo sia interessante. Cioè noi abbiamo una sorta di cinegiornale, no? Uska Krajina, che è un documento molto interessante, che fa proprio vedere come ci sia la volontà di far vedere come questi territori fossero ampiamente e fortemente jugoslavi, così come appunto dall'altra parte c'era la stessa volontà. Si arriva poi al trattato del 47, dove, come hai detto tu, l'Italia è, come dire, insomma, in una condizione di grande debolezza, è noto, lo stesso De Gasperi, no? Sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia contro di me, sono parole abbastanza chiare. E poi si arriva appunto al 53, che credo sia il momento più alto, ed è interessante poi dirgli la prima parola, notare anche come anche la documentazione renda molto, molto bene questa tensione. Io appunto nel libro, chi lo leggerà vedrà che c'è uno degli archivi a cui ho attinto, è anche quello di Andreotti. Ebbene, Andreotti all'epoca era responsabile dell'ufficio per le zone di confine, era colui che gestiva molto il discorso sul confine orientale, e ci sono proprio delle corrispondenze in cui si vede la viva preoccupazione proprio per un momento molto, insomma, di grande tensione. Ecco, l'altro secondo me passaggio cruciale, dove giustamente tu poni questa visione sia da parte dell'amministrazione jugoslava e sia da parte del governo italiano, sono le elezioni amministrative nel 1950, esattamente il 12, il 16 aprile del 50, circa un anno prima, il 12 giugno del 49, si erano tenuti a Trieste. Fu già quella una prova importante, capite? La prima volta che si tornava a votare, e capite come un nuovo sistema dopo 20 anni di fascismo. Alcuni non avevano mai capito come un'elezione tra virgolette libera, qualcuno ricordava, no, anche, no, il suffragio ma limitato, poi nel periodo liberale si era anche, come dire, persa l'abitudine a poter scegliere i propri rappresentanti, e le elezioni amministrative in quel territorio arrivano molto tardi, no, per le questioni di cui abbiamo parlato. E qui quello che accade appunto nel territorio libero, perché è interessante soprattutto nella zona B, dove c'è questa propaganda importante delle varie componenti che si scontrano, ma fondamentalmente è quasi un'unica, no, lista, che sarà quella che poi andrà a prendere la maggioranza dei voti. E cosa vogliono poi coloro che sono lì ad amministrare il territorio, cioè gli jugoslavi? Che la gente vada a votare, perché la comunità italiana non solo la vive con distacco, ma non vuol partecipare per non dare questo tipo di consenso, che capisce bene che se si creano queste strutture organizzate, anche se c'è la Fratellanza, anche se c'è il partito, no, Giuliano e via dicendo, queste cose possono poi essere irrevocabili, e quindi c'è effettivamente un distacco. E qui ti chiederei, ecco,
Questa propaganda che avviene in particolare attraverso la radio, perché no? Ci sono queste agenzie che poi provocano anche un notiziario sui nostri fratelli giuliani, che arriva da Venezia e manda, diciamo, quasi un segnale, e lì io mi sono molto identificato, che questo forse, ripeto, non è uno storico, deve rimanere, no, un po' più freddo, ma il condizionamento di questa propaganda che arriva da una parte e dall'altra, e però tu vivi lì e ci sono anche delle pressioni molto violente, che ci saranno anche qui da parte degli jugoslavi, non solo una pressione psicologica, ci saranno delle persone che vengono percosse, ci saranno due morti, ci saranno delle persone anche arrestate, cioè, quindi capite bene che la situazione, anche il clima in cui si svolgono queste elezioni, è tutt'altro che serena. Giusto? Sì, assolutamente. Ma allora. Scusami, questo penso che sia un passaggio cruciale, questa elezione amministrativa. Sì, sì, intanto è un passaggio cruciale perché, soprattutto per, appunto, naturalmente per l'amministrazione jugoslava, che come dire, con queste elezioni cerca di sondare il grado di fiducia, no, della popolazione italiana. Dopo appunto un po' di anni di amministrazione jugoslava, c'è la propaganda, e la propaganda avviene sia attraverso appunto esponenti dell'amministrazione, quindi quella che viene definita la cosiddetta fase psicologica, no? Cioè si va in giro militanti del Partito Comunista Jugoslavo e esponenti soprattutto della polizia politica, insomma l'URBA, vanno casa per casa a invitare a votare appunto gli italiani a votare. Nel frattempo noi abbiamo dall'altra parte, questo è un elemento interessante a cui facevi tu riferimento, la propaganda del governo italiano. Il governo italiano, peraltro, continua a mantenere forti legami con la popolazione della zona B. Attraverso che cosa? Attraverso fondamentalmente due tipi di organismi. Uno istituzionale, assolutamente, cioè l'ufficio per le zone di confine. L'ufficio per le zone di confine nasce nel 1946, finirà nel 1954, ma ha un ruolo molto importante nel fare da collante, no, tra il governo di Roma e la popolazione italiana residente nel territorio della zona B. Nella zona B del territorio libero. E dall'altra parte abbiamo un altro organismo che è il CLN dell'Istria, che nasce nel 1945, poi continua la sua attività e diventa veramente anche in questo caso un segmento, un vettore molto importante per far captare e capire gli umori della popolazione, tant'è che diventa, come dire, si lega a filo doppio con l'ufficio delle zone di confine, diventandone fondamentalmente un organismo, esatto. E quindi la propaganda avviene, come dicevi tu giustamente, soprattutto interessante a mezzo radio. Abbiamo intanto la RAI. La RAI, noi abbiamo appunto il responsabile dell'ufficio per le zone di confine che va a stipulare un accordo fondamentalmente con la RAI affinché vengano trasmesse tutta una serie di messaggi all'interno di una trasmissione che era quella appunto per i fratelli Giuliani, che andava in onda a Trieste ma anche dall'altra parte. Poi abbiamo invece una vera e propria agenzia di stampa che è l'Astra, che appunto diventa un mezzo attraverso il quale esercitare appunto un mezzo attraverso il quale dare, insomma, messaggi alla popolazione italiana, che dal suo punto di vista invece si vede dall'altra parte, insomma, è molto pressata dall'amministrazione jugoslava, anche attraverso appunto non solo violenze psicologiche, ma come hai detto tu anche violenze fisiche, e quindi tendenzialmente poi dopo un primo periodo poi decide di andare, cioè decide, insomma, va poi a votare proprio perché anche il CLN, insomma, consiglia di abbandonare la linea dell'astensione. Le cose naturalmente da chiedere sarebbero tante, però farò un paio di domande ancora, Presidente, se posso, così poi lasceremo anche la parola all'auditorio. Quella naturalmente del
nell'ultima frase, cioè questo periodo si conclude con la firma del famoso memorandum di Londra. Con due passaggi che abbiamo, adesso non abbiamo il tempo di analizzare, come sapete nel 1948 Tito rompe con Stalin, ed è anche questa parte descritta in maniera interessante di quali sono gli umori, di quali sono anche il modo con cui i due stati anche iniziano a riprendere delle relazioni commerciali, in particolare di come Tito viene visto anche dagli americani e non solo, che quella cortina di ferro si sposta più in là, questo stato cuscinetto e poi non famoso dei non allineati da parte di Tito, che riprende tra virgolette punti anche nel contesto internazionale. Vi invito a leggere anche le motivazioni perché Tito rompe con Stalin, adesso ripeto, non abbiamo il tempo di toccare tutto questo, però con la firma del memorandum Trieste 54 torna all'Italia, ma la zona B passa definitivamente alla Jugoslavia. E qui, quella che di solito, no, giustamente chiamata quest'ultima fase dell'esodo, che dura ufficialmente fino al 56, diciamo, grosso modo, ma si consuma poi in pochi mesi, ed è interessante perché ha delle grosse differenze rispetto a quelle precedenti. Innanzitutto l'area dove arrivano questi esuli. E qui io voglio ricordare come un paese come l'Italia, già nella prima guerra mondiale, io provengo da delle terre dove durante il primo conflitto, no, i profughi e gli esuli di quei territori del Veneto soprattutto, ma non solo, dopo Caporetto, furono ospitati, no, da alcune dei nostri comuni, e tuttora sono gemellati, e ci fu quest'idea di accoglienza diffusa, che è una caratteristica che poi avete sentito anche, no, i 109 centri, no, di raccolta profughi. Invece in questa fase, almeno inizialmente, poi anche loro faranno naturalmente strade diverse, però inizialmente le due realtà più coinvolte sono la città di Trieste, quella di Udine, poi ripeto, man mano saranno anche loro, migreranno, saranno delle situazioni che andrà oltre l'oceano, chi troverà una sistemazione nel territorio, forse la parte più famosa, anche perché ne sono anche in parte occupato, è il villaggio San Marco nell'ex campo di concentramento del fossile di Carpi, quindi alcune situazioni sono rimaste ancora difficili e precarie, nonostante siamo già nel 54 e l'Italia sta anche, come dire, non dico ricostruita totalmente, ma si sta avviando verso sicuramente, no, rimarginare alcune delle distruzioni dell'immediato secondo dopoguerra. E qui dobbiamo ricordare appunto anche come in questa fase, nuovamente, quando gli esuli arrivano sul territorio, in particolare triestino, anche qui l'integrazione sarà molto complicata. Non forse in maniera così aspra per i motivi che dicevo prima, però anche questa è una pagina che difficilmente, no, può essere appunto rimarginata da coloro che l'hanno vissuta, sia per l'abbandono, ecco, la speranza fino alla fine di poter rimanere, quindi uno smacco forse ulteriore, perché rimanere lì fino al 54, no, anche questi rimasti, che non è che se si trovano, anche quelli che poi decidono di non emigrare nemmeno, insomma, dopo il memorandum, anche se giustamente tu dici il grosso va via, e lì rimangono soprattutto anziani. Sì, intanto allora quello che secondo me cambia appunto è proprio la questione del tempo, nel senso che le dinamiche sono più o meno stesse, ecco, non è un esodo programmato, cioè nel senso nella prima fase dell'esodo pensiamo anche all'iconografia, al Toscana, no? Toscana, il Piosco, fu messo a disposizione al governo alleato, ecco, qui diciamo che è il governo italiano, qui diciamo il governo non organizza delle proprie esodo, però cambiano appunto cambiano i tempi, perché qui sono più dilatati. Credo che le motivazioni all'altro grande passaggio sia la trasversalità, nonostante appunto anche ci siano molti più contadini, e poi quello che cambia è il punto d'arrivo. Allora, il punto d'arrivo, come dicevi tu, è Trieste.
E qui c'è già un cambiamento, perché? Perché prima Trieste che cos'era? Era un luogo di transito, cioè si passava a Trieste, si andava a Udine e poi si andava da un'altra parte. E invece qui ci si ferma. E questo è per la città un grave problema, perché la città non ha case, non ha abitazioni, non ha posto, tanto per intenderci. E quindi anche in questo caso ci saranno come dire, le stesse dinamiche della prima fase, quindi con i campi profughi, credo che come dire, quello più drammaticamente noto, insomma, è il Silos, no? Leggiamo di cui si scrive la Marisa Madierma, ma non solo. E poi soprattutto Padreciano. Padreciano è questo campo profughi di baracche sull'altopiano carsico, che verrà, insomma, sarà attivo fino al 1958 e dove le condizioni sono, insomma, le stesse. Ecco, per quello che concerne l'inserimento, anche in questo caso è molto difficile, tant'è che è proprio l'inserimento difficile, secondo me, quello che io credo che sia avvenuto, insomma, l'interpretazione che ne do, e anche questo inserimento difficile a spingere a emigrare oltreoceano. Cioè, siamo dopo la firma del trattato di pace del 54, quindi il passaggio di Trieste all'Italia, Trieste, l'economia entra veramente in difficoltà, non c'è più il governo militare alleato, insomma, quindi si deve cambiare, e, come dire, questi profughi giordani che arrivati a Trieste già in grande difficoltà emigrano, soprattutto appunto entrando in progetti di emigrazione assistita, quelli del comitato di Germania in Cina, esatto, che è. Quindi credo che sia, insomma, queste le tappe fondamentali. L'ultima mia domanda, perché la parte finale del libro è dedicata a quello che potrebbe essere quasi un controesodo, uso una parola troppo magari impegnativa, però sono questi monfalconesi, ma non solo, soprattutto loro, che vanno nella Jugoslavia di Tito attratti da varie cose, tanto anche del mito di Tito, del fatto di realizzare il socialismo in quel paese così vicino, il fatto che magari alcuni di questi erano antifascisti, partigiani di lunga data, che avevano trovato anche difficoltà nell'inserirsi, no? Nella realtà italiana di quegli anni. Ed è interessante perché lì tu tracci un percorso, anche qui, utilizzando memorie, biografie, stati d'animo, scelte ideologiche che ci possono sembrare anche oggi con gli occhi di adesso, ma immaginiamoci per chi all'epoca aveva quell'orizzonte. E quindi troviamo anche, probabilmente c'è stata anche una emigrazione con degli accordi col Partito Comunista anche italiano, il fatto di poter andare a lavorare ai cantieri mai svuotati dalla presenza italiana, in particolare quelli di Fiume, ma anche Pola, no? Cantieri navali, quindi capite bene, case lasciate libere, quindi magari poi quando vanno lì c'è la grande amarezza, forse tutta questa situazione così idilliaca non c'è, ma in particolare questi sono cominformisti, sono internazionalisti, pensano alla rivoluzione, diciamo, no, dell'uguaglianza, no, del mondo internazionalista dell'epoca che veniva praticata e creduta da molti di questi personaggi. E purtroppo questo non avviene, ma avviene quello dopo la rottura tra Stalin e Tito, che molti finiranno per essere perseguitati. Il simbolo è l'isola Calva, nel quale viene aperta nel 49, cioè il campo di Kolyvatov, ma anche altre strutture, carceri anche, dove alcuni di questi finiranno. E quindi una situazione anche molto complessa da viverla da chi, come tu fai nelle biografie di alcuni di questi cominformisti, disillusi, perseguitati e poi ridotti al silenzio. Quando tornano sono costretti, il partito gli impone di non parlare di quell'esperienza, anche perché fino a un certo momento quella lotta intestina tra il Partito Comunista, almeno fino a un certo punto, rimane come informista, e Tito è quasi un nemico da controllare. Ecco, quest'ultima parte va sicuramente anche qui, dentro questo libro che è così ricco, a mio avviso va a completare un quadro che ci offre una situazione, ecco, di conoscenza utile a tutti quanti noi e non banale, perché quando si parla di questa
di questa storia, di queste, diciamo, tragedie, come dice la legge, no, del confine orientale, a mio avviso, nel loro piccolo, con tutte le differenze del caso, no, sono state diverse, hanno coinvolto varie vite, vari percorsi e varie famiglie. E ultimissima cosa, ecco, questo è l'altro elemento che nel libro, ripeto, è ben presente, va letta anche in un contesto europeo e internazionale. Come avete sentito, ultimamente mi sono occupato del campo di concentramento di Bolzano, andando nel confine occidentale d'Italia, e alcune dinamiche sono le stesse, c'è lo stesso ufficio di confine, cioè c'è tutta una serie di cose che si assomigliano. E anche lì, ultimamente, ricordate la polemica al Tottisino su Tirolesi, no? Ancora adesso alcune cose, e anche lì proibita la lingua tedesca, da tutta una serie di situazioni che si possono leggere magari a specchio, e nel quale magari anche di quello, forse nei libri di storia, troviamo pochissimi accenni. Ecco, quindi per questo invito sempre a uno sguardo molto più largo, ma so che domani affronterete anche queste cose, quindi non mi dilungo. Io direi, se non voglio aggiungere nulla, di dare la parola naturalmente a voi, perché forse siamo stati anche troppo lunghi, e vi chiedo scusa. Prego. Volevo fare una domanda. Mi rendo conto che è un argomento spinoso, quindi chiedo perdono se schiaccio qualche uova parlandoci sopra. Mi chiedevo se c'è una differenza anche percettiva di comportamento da parte degli jugoslavi che prima erano del territorio italiano, e invece i restanti jugoslavi che, anche immagino come sentimento di rivalsa, essendo stati occupati sia dai nazisti che dai fascisti, avessero un comportamento molto più crudo verso gli italiani. Cioè, gli slavi che erano nel territorio italiano vivevano insieme agli italiani, quindi spesso a volte c'erano famiglie miste. Penso a uno jugoslavo invece che ha vissuto solo l'occupazione militare italiana, quei campi di concentramento di cui spesso a volte poco si parla, se questa crudezza fosse diversa, ci fosse un atteggiamento, anche perché poi alla fine chi comandava il comitato centrale, l'organizzazione centrale, era spesso a volte di jugoslavi che non erano jugoslavi ex italiani, ma erano jugoslavi di un territorio che ha solo ricevuto quell'occupazione. Grazie. Su questo io credo che, come dire, il contesto era molto, molto spinoso, nel senso che c'erano proprio delle contrapposizioni chiare, cioè tra chi aveva subito prima le violenze fasciste e chi non le aveva subite. Ecco, cioè, quindi io credo che, adesso non voglio totalmente, perché poi il libro non parla di queste cose, quindi non perché non ne voglio parlare, ma perché ne ho già parlato in altri libri, quindi io non voglio tornare a parlare di queste, poi naturalmente cerco di rispondere. Però, come dire, io questa è la mia... cioè, quello che io cerco di fare da storico nella maniera più equilibrata possibile. Cioè, quando noi raccontiamo una storia, è un po' come, secondo me, una biografia. Lista, Fiume della Mazza, pensiamole come Tomizza, no? Fulvio Tomizza pensava a Lista come una donna della bellezza sfiorita. Ecco, quando uno storico racconta la biografia dell'Istria, è come dire, bisogna partire da lontano. Cioè, è questo che bisogna fare. Che vuol dire, occupandomi personalmente di Novecento istriano, come dire, richiamato tutta una serie di appartenenze che sono, come dire, che entrano in cortocircuito quando? Beh, quando il nazionalismo entra in contatto con le altre due grosse ideologie del Novecento. E quindi, però, come dire, noi non... cioè, bisogna tenere conto di questi passaggi quando si racconta a 360 gradi la storia di un territorio. E questo non è un passaggio cruciale per capire, analizzare e poi provare a dare delle spiegazioni. Senza, ripeto, come dire, fare un discorso di azione-reazione che non è questo. Però, come dire, quando si parla di Novecento istriano, io credo, sono convinto che occorre partire da lontano, quindi vuol dire analizzare tutta una serie di passaggi che lo hanno definito. Altrimenti non si capisce. Pella, cosa voleva fare Pella? Pella voleva tenere duro, fondamentalmente. Cioè,
quello che il governo italiano cerca di fare, e lo si vede proprio dalle note, dalle corrispondenze, soprattutto del Ministero degli Affari Esteri con quella che si chiamava la missione italiana di Trieste, che era praticamente una sorta di ufficio che il governo aveva stabilito a Trieste, guidato per anni da De Castro, no, per intenderci. E beh, noi vediamo appunto come si cerca di arrivare fino all'ultimo, fino al tavolo delle, cioè, per avere al tavolo delle trattative almeno qualche chance. Tant'è che quando viene ritirata la nota di partita, cioè quando gli alleati ritirano la nota di partita, ella dice appunto questo è il primo passaggio che porterà poi la crisi italiana. Quindi questo secondo me è l'atteggiamento del governo, cioè quello di cercare di spingere fino all'ultimo la possibilità di avere perlomeno una possibilità appunto di trattativa a livello diplomatico. E poi sull'ultimo intervento credo che si capisca molto bene quello che io ho cercato un po' di tratteggiare, che è proprio le varie pressioni, no, che la popolazione subiva, nonostante ci fosse appunto questo diritto di opzione, e questo ci permette anche di sgomberare un po' il campo. Quindi quando noi parliamo di esodo non dobbiamo parlare di emigrazione, di opzioni, cioè di optanti va bene, però come dire, le pressioni espulsive ci sono state, quindi a mio modo di vedere è veramente un processo di espulsione forzato. Ma giusto una questione sulla percezione, come si diceva, di chi aveva subito l'occupazione italiana in quei territori e chi invece arrivava magari da posti dove ciò non era stato almeno per un periodo così lungo presente, però la guerra poi è chiaro che in quel contesto, ecco, come diceva giustamente Enrico, c'è un punto di rottura naturalmente della primavera del 41 che sconvolge e fa sì che quella realtà già complicata si dissolva e venga smembrata con varie realtà, come sappiamo la Serbia sotto il tallone nazista, la costituzione di un governo autonomo croato sotto Ante Pavelić, di ultranazionalisti cattolici che combinano quello che sappiamo, e smembramento poi anche attraverso altre nazioni, penso all'Ungheria, anche no, pezzi di e naturalmente a quello che è sotto il nostro controllo, come annessioni, anche qui zone annesse, zone occupate militarmente, o il Montenegro, che è un nostro tra virgolette no, governatorato con una forma un po' strana, anche lì di controllo. Ecco, è chiaro che anche se pochi mesi, pensiamo per circoscrivere quello che accade nella provincia di Lubiana e come creiamo anche lì delle situazioni, delle strutture di collaborazionisti che sono nei domobranzi, no? E quando tutto finisce, domobranzi e giustascia sono quelli che pagheranno in maniera molto cara, eh? Cioè se stiamo sempre ai numeri, no? 60.000 ustascia più o meno e diverse migliaia di domobranzi sloveni che vengono naturalmente passati per le armi. Lì è veramente una vendetta che si consuma su tutto quello che è accaduto dentro la seconda guerra mondiale. E c'è un punto di partenza però che è l'aggressione nazifascista di quei territori, che non va purtroppo dimenticato. Siamo noi ad andare a sconvolgere quell'equilibrio, dirò di più. Ante Pavelić era stato addestrato in Italia già prima per rovesciare Re Pietro, no? Avevamo anche questa responsabilità, l'abbiamo chiamato come un terrorista che doveva minare alle basi quella che era la Jugoslavia così composita. Quindi anche il quadro è molto complesso e quindi chi ha vissuto, i vissuti, di coloro che sono stati anche deportati in Italia, nei campi, chi ha vissuto, è chiaro che nel dopoguerra anche le memorie degli altri vanno conosciute, altrimenti il quadro secondo me non è del tutto limpido e onesto. Perché noi siamo sentito la Nostra Signora prima cosa bella, e noi abbiamo la tristezza di tornare, noi vogliamo tornare,
noi abbiamo lasciato tutto ma vogliamo tornare, quindi non c'è odio, non c'è niente per noi. Volevo dire un passaggio, le aspettative. Allora, io vivevo a Zara, subito nel borgo, fuori di Zara, si parlava croato, parlava italiano, si parlava croato. E tutti i giorni andavamo ad ascoltare, io ero un ragazzino, Radio Londra, questi signori erano lì. Le aspettative di loro erano quelle che arrivassero gli inglesi, non gli slavi, ve lo posso giurare qua. Le loro aspettative erano quelle che vivevano contatto con noi da sempre. Quelle erano le aspettative. Le aspettative degli altri, dico, di quelli che vivevano all'interno, erano diverse, logicamente. Però le aspettative che vivevano a contatto con gli istriani, con i primani dei dalmati, erano diverse. Erano le aspettative che arrivassero gli inglesi. Perché qualche cosa conoscevano anche loro, eh? Grazie. Allora, parole per chiudere. Intanto vi ringrazio per la presenza e l'attenzione, perché siete stati un pubblico attento, che ha seguito vicende non facili. E quello che voglio dire in estrema sintesi, noi qui abbiamo due poli di riflessione. Uno è quello di Vatta, che è la memoria vivente, o di altre persone che sono qui, che hanno vissuto l'esodo, delle vicende tragiche, drammatiche, eccetera, eccetera. E questa memoria è una cosa, come dire, che resta lì, non si può fare altro che ricordare, rimetterla. Bisogna ricordare, certo. E scrivere e certo. Approfondire soprattutto. Quello lo cerchiamo di fare nel modo migliore. Internet non parla. Il secondo polo invece della riflessione è quella che è venuta fuori dal ragionamento dello storico. Mi aspetto di parlare, dal 1938. Vabbè, potevi parlare prima, stasera andassi a finire il discorso, puoi parlare dopo. L'altro discorso invece è un discorso di comprensione storica, che non è la memoria. Implica la memoria, ma non è la memoria. È un esercizio di razionalità, per quello che si riesce a fare rispetto alle vicende umane, che cerca di capire come mai sono successe certe cose, con quali caratteristiche, con quali modalità, con quali tempi, con quali coinvolgimenti. Quello che è stato raccontato nel libro è questo esercizio di legare la dimensione della memoria con la dimensione della razionalità storica, che non dà tutte le risposte. Non può dare tutte le risposte, ma cerca di aiutarci a capire e forse a non ripetere in modo tragico queste cose, perché questo è il senso poi delle cose che facciamo. Allora, qui, in questo territorio non grande dell'Italia, si concentrano tensioni, problemi, questioni ideologiche, politiche, eccetera, eccetera, di una tale complessità e densità, avete sentito la parola complessità ritornare spesso, perché si va presto a semplificare, si va presto a dire tu bianco e tu nero, va bene? Tu fai il derby da una parte o dall'altra, no, non ci sono derby nella storia, è complicato entrare dentro e capire. E la cosa da capire è che su quel punto lì, del nostro Mediterraneo, c'è una linea che parte di lì e arriva fino al Baltico, fino su, perché è il punto di frattura e di scontro di quella che è stata la Seconda Guerra Mondiale, che è una guerra ideologica, porta dentro di sé un conflitto profondo di come concepire la vita, l'esistenza delle persone, degli uomini. E quindi questa cosa è, come dire, un discorso fondamentale per poter avere un orizzonte per capire, ma poi questa cosa bisogna reinterpretarla. Cosa succede? Come si reinterpreta questo modo di concepire le cose generali dentro una realtà specifica come quella che Vatta ha vissuto da ragazzo in poi? E quella è una storia che non è diversa, risente di quella situazione generale, ma poi vive delle contraddizioni pesantissime. Allora,
se dovessi dire a un ragazzo come si parte a leggere questo libro, andrei a leggere le pagine che sono quasi alla fine del conflitto che si produce tra i comunisti italiani che vanno in Istria e i comunisti istriani che fanno una politica che non è esattamente quella che vorrebbero, e tutte e due sono dentro questo discorso generale della politica come ideologia, e un'ideologia precisa, internazionalista, della solidarietà, della fratellanza, eccetera, eccetera. Ma poi il nazionalismo, il nazionalismo, non la nazione, il nazionalismo brucia tutte queste cose. E la violenza nasce da questo conflitto nazionalista. Bravo, bravo. E questo è il punto che non riusciamo a digerire di queste storie, e che ogni volta che le affrontiamo dobbiamo rimettere in gioco tante cose. Però se non si ha questa visione più generale, si resta poi chiuso dentro la dimensione della memoria, che è importantissima, guai a perderla, ma nello stesso tempo dobbiamo rimetterla in gioco ogni volta e dire va bene, ma è andata così, ma perché? Perché? E questo perché ce lo portiamo dentro. Grazie.